vogliamo ricordare le squadre che sono state promosse nella storia dell'Orani Calcio. Ovviamente abbiamo voluto premiare le squadre che nella storia sono state premiate. Innanzitutto iniziamo dalla stagione, dalla prima stagione della Polisportiva Orani Calcio 1966-67, quando la squadra da campionato di terza categoria passò subito in prima categoria. L'allenatore di quella squadra era una persona che oggi non c'è più, allenatore e giocatore, e anche qui vogliamo chiamare un suo degno erede, un giocatore dell'Orani che oggi gioca, oggi ha segnato anche con la maglia dell'Orani. Sto parlando di Giuseppe Meloni. La persona è Gonario Corsi, anche qui un applauso a Gonario. È presente qui Giuseppe, anche Franca, la nostra fotografa, la figlia di Gonario. Eccolo qui Giuseppe, complimenti Giuseppe per i gol di oggi. E qui arriva il nostro Lino Carta, anche lui familiare. Un applauso per Giuseppe, un applauso per Gonario Corsi. Adesso insieme a questo all'allenatore di quella squadra noi vogliamo che vengano qui per un grande applauso tutti i giocatori che c'erano in quella stagione, quelli che sono rimasti ovviamente, a partire dal nostro Tsukiko Kironi. Tsukiko Kironi era uno dei giocatori capitano di quella squadra in quegli anni. Con lui c'era anche Emilio Marongiu, che salutiamo oggi, sapete che non è presente, lo salutiamo con un grande applauso anche Emilio, portierone dell'Orani. La famiglia Chironi contava anche con Aldo Chironi, se Aldo è qui vorrei che si avvicinasse anche qua. Aldo. Mario, sì, Mario Chironi, dov'è? Spero che sia venuto. Vi chiedo anche un grande applauso qui per un altro grande giocatore di quella squadra che oggi si è fatto sentire in campo e in tribuna, il nostro Nunzio Nivola. Per Chironi c'era anche Carlo Chironi, che vorrei chiamare qui, altro grande giocatore della dinastia dei Chironi. Carlo, non so se è venuto da Ottana, l'abbiamo invitato. Vi chiedo anche un grande applauso per un'altra bandiera dell'Orani che in quegli anni ha iniziato a emergere, Daniele Nivola, Telle Nivola, che era qui alla partita. Daniele, lo invitiamo anche lui. Oh, buonasera ragazzi. Bravo. Continuiamo. Oh, scusate, un ringraziamento a Nord. Un ringraziamento a tutti gli oranesi che stanno partecipando con grande passione e con grande felicità per tutto ciò che sta facendo la Polisportiva Orani. Auguri a tutti e per il futuro che sia sempre migliore. Tante cose, grazie. Grazie a Nunzio, grande giocatore, allenatore anche dell'Orani, anche delle giovanili, ricordiamo, è stato per tanti anni allenatore. Il nostro Daniele Nivola lo ringraziamo, un grande applauso anche per Daniele. Ce ne erano altri di quella squadra che io vorrei citare: Antonio Cosseddu, che oggi non può essere presente, sì, Antonio Cosseddu, Peppino Sicchi è qui, e tanti altri, Zaleda, il mio vicino di casa, che anche lui è un altro giocatore importante che è qui presente, che è stato giocatore ma ha fatto anche per tanti anni il dirigente, il nostro grande stilista Paolo Modolo. Paolo, lo invitiamo a venire qui, lo conoscono tutti ovviamente. Paolo è stato anche un grande calciatore, artista con le mani oltre che con i piedi. Grande Paolo, grazie. Ce n'erano altri giocatori che purtroppo non sono qui presenti. Io vorrei fare anche un grande applauso per il bomber di quella squadra, Giovannino Chironi. Noi diamo simbolicamente al capitano di quella squadra, Tsukiko Kironi, anche a lui una targa, un grande applauso a lui e a quella squadra che con Mister Corsi vinse il campionato 66-67. Grazie ancora.
Passiamo agli anni 70, in questo caso abbiamo avuto una promozione di una squadra che forse avrebbe meritato anche qualcosa in più del campionato di prima categoria. Ricordiamo che in quegli anni la prima categoria era la seconda serie regionale, non esisteva l'eccellenza, quindi era una squadra che andava a giocare dalla Maddalena a Villasor. L'allenatore di quella squadra in più anni è stato un grande allenatore anche del calcio della provincia di Nuoro, Gianni Magnasco. Invitiamo Gianni Magnasco se è riuscito ad arrivare per questo riconoscimento, e con lui vorremmo chiamare qui anche i giocatori. Abbiamo invitato forse il più grande giocatore oranese di tutti i tempi, Tore Podda, che vorrei che ringraziassimo con un applauso. Veramente a detta di molti, io purtroppo non ho avuto il piacere di vederlo giocare, uno dei giocatori di maggiore talento che abbiano calcato il campi di Orani. Con lui c'era anche Franco Cappello, il porterone, che oggi non è qui presente, che salutiamo. Franco, un applauso anche per Franco Cappello, portiere dell'Orani per tanti anni. Qui ci abbiamo un terzinaccio che ha insegnato come si difende in famiglia, Francesco De Solis. Eccolo qua Francesco, vieni Francesco. Antonio, capitano dell'Orani oggi, Francesco è stato uno dei giocatori più ruvidi, possiamo dire, più coriacei di quella squadra. Con lui chiamiamo anche, finito il foglio, Francesco, non lo leggo. Io vi chiederei un unico applauso per questi giocatori che vi cito in sequenza, alcuni sono presenti qui oggi: Angelo Pinna, Francesco Salvai, Graziano Tolu, Graziano che qui con noi ci può raggiungere, grande bomber dell'Orani, anche oggi si è visto che non ha perso il vizio del gol. Graziano, grazie per essere venuto. La compagna Recchismiste. Esatto, ecco qua, con un Univola. Grazie Graziano per essere venuto, rimani qui con noi che faremo una... Poi abbiamo avuto in quegli anni anche Alfio Suluis che ci saluta, non è qui presente. Ico Cosu, il portierone che anche oggi ha giocato, nonostante le tante primavere. Ico, se sei qui avvicinati. Federico Cosu, eccolo qua, portiere per tante decadi dell'Orani, possiamo dire, portiere venuto da fuori, grande Ico, un grande applauso per Federico Cosu. Grazie Federico. Schieriamo la formazione al completo. Abbiamo con noi anche Mauro De Logu, che è stato giocatore di quegli anni con Gianni Magnasco. Mauro, lo invitiamo. Con lui abbiamo anche Marco Marchi, grande mister anche oggi, Marco, che ha giocato a Orani in quegli anni. Eccolo qui Marco, speriamo di ritrovarlo magari tra qualche anno anche come allenatore dell'Orani, perché no? Grazie Marco. Poi vorrei chiamare anche Pepe Dunoli, uno dei Noli che ha giocato su Pepe in tribuna, spero che ci sia ancora. Gigi Corda, altro giocatore dell'Orani, eccolo qua, che ha giocato negli anni d'oro del calcio oranese, possiamo dirlo, quando le foto erano in bianco e nero. Grande Gigi, un applauso per Gigi, giocatore di talento. Ecco, vedo alla mia sinistra altri due invece giocatori oranesi che hanno giocato in quegli anni, mi fa piacere che siano venuti, che abbiamo invitato Nunzio Modolo, grande Nunzio. Chiamo anche il nostro Cosu, Giuseppe Cosu, altro giocatore dell'Orani che resta dedicato al campo sportivo, si è dedicato anche in altre società. Poi abbiamo un giocatore tutto polmoni che anche oggi non si è risparmiato, il nostro Giovanni Pireddu. Dov'è Giovanni? Grande Giovanni, stato anche allenatore della prima squadra delle giovanili dell'Orani, giocatore di Bolotta, è venuto Orani negli anni d'oro. Un altro giocatore che ha trasmesso la passione per la famiglia, per i suoi figli del calcio, bisogna dire che i figli giocano tanto bene come il padre, Michelino Silvas, grande Michelino, eccolo qua. Sia Nicola che Bobo sono degli ultimi centrocampisti, alla Beccalossi potremmo dire, per ispirarci alla passione interista di Michelino, grande. Sto cercando di individuare se ci sono altri presenti di quel periodo. Il nostro Pavore,
Priamo! Sì, arriva anche lui, e i migliori sempre alla fine. Il nostro pavone è in stampelle, ma può avvicinarsi, sì. Il nostro pavone Vratta prima di arrivare. Tennista di talento che abbiamo individuato, abbiamo visto nelle nostre foto. Ovviamente non chiamiamo anche Andrea Brundu, che abbiamo già premiato per risparmiare un po' di tempo. Ovviamente sono tanti giocatori, non si possono citare tutti i giocatori di quel periodo. Io vorrei citare anche un altro giocatore che ho chiamato prima, Salvatore Coi, il nostro Tenace, che è stato giocatore dell'Orani, anche lui grande giocatore e allenatore delle giovanili. Sì, aspetta, ti lascio, dopo vieni qua amico, dopo vengo. Andiamo avanti, dopo vengo. Io inizio, passiamo alle bandiere di quella grande squadra, sempre a centrocampo avevamo un giocatore tutto polmoni, grande corsa, il nostro Chichitu Cosseddu. Vieni Chichitu, grazie per essere venuto. Un altro centrocampista. A proposito di bandiere, ne vorrei chiamare un'altra che vogliamo premiare in maniera speciale, perché è stato per tanti anni il capitano dell'Orani, grandissimo difensore, giocatore apprezzato in tutta la zona, il nostro Francesco Nieddu, noto Giangianu. Grande Francesco. Grande Francesco, che viene premiato in quanto capitano di lungo corso di quella squadra. Grande Francesco. Allora, per il decennio degli anni 70, spero di non aver dimenticato nessuno. Andiamo avanti, passiamo agli anni 80, in questo caso l'Orani nel 1986-87 vinse il campionato con soli giocatori di Orani, un'impresa che non è stata più ripetuta. Vi ringraziamo, grazie a quelli che sono venuti qui, grazie e un grande applauso per loro, davvero giocatori storici dell'Orani.